Ciao a tutte! Ciao! Sono le 16 e noi siamo puntuali. Vi stiamo aspettando intanto che vi collegate. Ci presentiamo. Io sono Cinzia Tassi. E Assunta Cairo. Ciao a tutte ragazze e ragazzi. Adesso vi sposto in là così magari poi ci spostiamo pian piano e vediamo come fare per farvi vedere al meglio le cotture, ok? Aspettiamo che arrivi un po' di gente che si collega. Ciao Francesca! Messina! Lorena Giovanetto, ciao! Bene, pian pianino vi state collegando. Noi aspettiamo che ci dia via Veronica e poi partiamo. Abbiamo pensato di fare due o tre cosine per voi. Ciao, ciao Franci! Ciao, ciao Ciao. Lorena! Abbiamo pensato di fare qualche cosina per voi, un po' più oggi è una giornata terribile, piove, c'è l'allarme arancione qui da noi, Assunta è venuta giù da Aosta, è stata bravissima per tenerci compagnia e tenervi compagnia, un momento così da Ci passare proviamo. insieme, ci proviamo. Certo. Ok, noi aspettiamo via da Veronica o da Chiara o da Tito. Ciao Paolo! Amore, benvenuti a tutti. Ciao Angela Modeo. Lei è la mia Siamo solo Assunta. Non amici. ci eravamo più viste, ci siamo No, viste per pochissimo. niente, però ci si può fare, dai. Oggi ci siamo Ok. riuscite. Ora aspettiamo un attimino che pian piano si collegano tutti e così riusciamo a partire. Volete sapere cosa prepariamo? Aspetta che guardiamo Ce ne sono le 30. domande che corrono Sì, ciao, velocissime. ciao, 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 ciao. Sì. Sono, sì. Maggior parte sì. Buon Ok, pomeriggio. ciao, ciao. Ciao. Sì. Grazie Paolo, ti amo. Ok. Sì. Sono tutti ciao. Cioè, sì, c'è qua. Bene, aspettiamo ancora un attimo. Volete sapere cosa vogliamo preparare per voi con questo tempo da lupi? Buon pomeriggio, Gabriella Calò. Ciao Ella. Eleonora, Tania, ciao a tutte ragazze e ragazzi. Allora, pensavamo di fare, tada! La polenta, Magari la facciamo concia, che l'abbiamo già fatta, meglio. però visto che faceva freddo e abbiamo visto sui gruppi che era tanto richiesta, abbiamo deciso di riproporla velocemente con la polenta sempre pignoletto rosso, che è quello, ah, Chiaretta! Che è quello che è un po' qua tra il Basso Piemonte e l'inizio della Valle d'Aosta. Abbiamo anche qualcosa a Ottimo. Barde, è una pannocchia un po' particolare, rossiccia, che lascia un gusto, un retro un po' amarognolo. Voglio che mi inviti a cena, va bene, Ele? Va bene, va bene, tanto ce ne sarà, guarda. Noi ci siamo già preparate per fare la Eh sì, pericena. ci E vuole. poi ci ubriachiamo col vinello, quello di qua, il Müller Thurgau ma Valdostano, perché abbiamo preso quello per fare un'altra cosa di cui vi vogliamo fare oggi pomeriggio. Pensavamo di farvi, Risotto. però lo vogliamo fare Un con i profumi po' dell'autunno. dell'autunno, ci sta, sì. Adesso siamo in autunno, quindi Testeremo insomma. qualcosa di Ok. particolare. Ciao, ciao Antonietta, ci dite se possiamo partire, amori miei? Noi andiamo, cioè andiamo, non che ce ne andiamo, ma No, andiamo a fare a la cucinare. dimostrazione. Siamo un po' pochini, Siamo però 53. sì. Però non bisognerebbe sempre gratificare chi si collega in ritardo, perché Bisogna io sono gratificare chi super lo fa puntuale. Qua prima. mi chiamano la Esatto. tedesca perché sono una rompina super puntuale. Veronica ha dato Iniziamo, l'ok. ok. Allora, Infatti. intanto ci presentiamo come si deve, perché c'è chi ci conosce e chi no. Io sono Cinzia Tassi e abito in Valle d'Aosta. Chi Io sei tu? Assunta Cairo. Lei abita proprio ad Io Aosta. abito proprio ad Lei è Aosta. una trapiantata calabrese Esatto. valdostana, quindi una valdostrana. Sì, un po' strana. Ok, Valdo Calabra. Allora, direi che partiamo col fare. Ah, non abbiamo acceso la No, polenta. vedi Aspetta, perché ci chi siamo reale ci siamo dimenticate. Noi ci dimenticati di siamo accendere la pentola. dimenticate. Ah, ma Esatto. la mettiamo di qua. Intanto Sì. tiriamo su le polpette. Ok, aspettate che vi spostiamo un po'. Sì. Però finché non bolle Non importa, fa aspetta. niente. Va bene. Ok, allora siamo davanti all'altra pentola. Bene. Esattamente. Vi facciamo delle polpettine al sugo.
senza fare il soffritto, senza fare cose strane, senza semplici, esatto, veloci, un piatto pronto da accompagnare alla polenta, che può essere concia o normale, quindi lo possiamo fare tranquillamente. Ti quindi passo, faccio, metto allora, mettiamo un filo d'olio, ok, un filo d'olio evo, perché l'olio di extravergine d'oliva è un antiossidante e fa bene alla salute. Non c'è bisogno sempre di abbondare, perché con le nostre pentole noi questa la facciamo con una perfetta. La perfetta, questa qui alla 28 non è più in vendita, però adesso c'è in promozione la 32, che voi potete tranquillamente ancora prenotare solo più per oggi, perché la promozione è solo più per oggi. Mettiamo le polpettine, one, perché le ho fatte belle, sì, grandine. Mettiamo quelle che ci stanno, quelle che ci stanno, poi le rifacciamo, okay, un altro momento. Sì, sì. Grazie Chiaretta. Mi dice che mi lova, mi ama Chiara. Vedo, anch'io la amo, la Chiara. Metti che ci stanno, ci metti, stanno, spingi, stanno. Spingi che le facciamo stare. Sì, tanto non succede nulla. No. Non si rompono, non è niente, sono perfette. Che dici? Sì, basta. Basta il fondo. Facciamo, vediamo, mettiamo anche, mettiamole dai, tutte, perché anche poi ci dicono, perché vedi, la pentola è piccola, invece non è vero. No. Noi cuciniamo tutto in una pentola anche piccola, questa, esatto, qui è un po' fatta tipo wok, quindi lascia un po' il sughino più abbondante durante la cottura, è più semplice per fare tipo risotto, per fare queste polpette, ok? Quindi è una pentola molto poliedrica. Ciao, sono Monica, mi ha invitato Lucia Pavone. Molto bene, benvenuta Monica. Mettiamo il sugo. Ciao Concetta, mettiamo il sugo, semplice passata di pomodoro, se non basta ne aggiungiamo un po'. Vogliamo che, poi vi facciamo vedere, perché non so se si vede bene, perché se avete i commenti e le cose magari si vede poco. Sciacquiamo la bottiglia con un po' d'acqua. Ok, metto un po' di queste spezie. Allora, io ho fatto quei sali, sì, che sono semplicemente rosmarino, timo, alloro, salvia. E li ho messi, sì, anche già nell'impasto delle polpette. Ok, mettiamo un po' così, tanto per dargli un po' di liquido, perché non ci piace buttare via la bottiglia sporca di pomodoro, esatto, quindi l'ho messo appena appena un fricciolino. Adesso ve la avvicino, mettiamo un così po' la di vedete. Sale? No, perché il sale c'è già nei gusti, sì. Non so se lo si vede, aspetta che facciamo sì, così, tira su, tiro su io. Tira su, okay, ancora un po', si vede poco. Ragazzi e ragazze, tutte le polpette, ok, li faccio scendere. Faccio vedere il mal di mare oggi. Oggi è un po' così. Allora, quindi mettiamo il coperchio. Mettiamo il coperchio Smart Dynamite. Adesso poi vi spiegheremo pian piano che qual è la differenza tra il Classic e lo Smart Dynamite. Parto. Vai, appiccia. Appiccia. Partita. Oddio, sì. Ok. È allergica, sei allergica a questo basso? Sì, ogni tanto sì, non mi fa impazzire. Ok, però lasciamo a fiamma alta fino a quando non c'è l'alzata della calotta, che vuol dire che il nostro prodotto all'interno della pentola è arrivato a 67 gradi, cioè comincia ad arrivare a 67 gradi e arriverà ai 97. Quindi noi, finché non si alza la calotta, lasciamo fuoco alto, poi abbassiamo al minimo, perché la cottura viene fatta comunque. Scusate, scorro, perché abbiamo perso tutti i commenti. Allora, ciao, sono Rita. Buona, bene, non abbiamo più visto niente. Scusate, ci chiediamo venia. Mi piace la diretta di Katia per la sua simpatia e voglia di vivere, Chiara per la sua esuberanza, tu per la tua bravura. Grazie Clementina, ti amo. Professionalità, ognuna per il suo motivo, siete tutte uniche nelle vostre... non riesco più a leggere, ma dopo leggerò e ti ringrazierò privatamente. Marinella Viscomi, ok. Benvenute a tutte. Ok, spero di non perdere più i commenti. Bene, allora ora vi faccio vedere cosa intendo per differenza tra Classic e Smart Dynamic. Allora, qui abbiamo un Classic, anche quello, ma questo è Smart. Ok, vedete, praticamente la calotta è già alta, il distanziatore rimane fisso. Sotto sono tutti uguali, quindi il piatto di contenimento con i fori di Venturi, che sono fatti a forma conica, sono uguali per tutti i piatti, ok?
L'unica cosa è questo distanziatore che è fatto con una calotta fissa. Questo è il classic, vuol dire che se io cucino con il classic devo lasciare tutto il tempo di cottura fino a ultimata cottura. Se ho lo Smart Dynamic, che vi faccio vedere, che è qui, o che è comunque anche sul piatto, parte da basso, vedete? Ha questa prerogativa, io adesso ve lo smonto e vi faccio vedere. Ok. Vedete? Questa modifica va inserita sul piatto comunque, che è uguale a quello di prima, cambia solo la dimensione, però questo mi permette di fare un'autocottura a metà del tempo tipo della pasta, ok? Quindi quando io faccio la pasta, sale la calotta, se sul pacchetto della pasta c'è scritto 10 minuti, io lascio 5 minuti a fiamma bassa e poi spengo per gli altri 5 minuti. Quindi ho fatto totalizzato 10 minuti, ma li ho fatti con un grande risparmio energetico perché ho spento la fiamma. Esatto. Sta di nuovo andando via le domande. Sì, le domande. Esattamente. Ok, tutti che ti saluti, sì. Ciao, sono Carola, mi hanno invitato Felicia, Felicia Amighetti. Bene, benvenuta anche a te Carola. Ok, allora noi mettiamo su adesso quello voglio, sì, la spostiamo ancora, però no. Sì, possiamo spostarla, sì, sì. Sì, cominciamo magari con il riso mentre aspetta, vediamo un attimo qua. Sposto solo la pentola, eh. Ok. Anche perché qui inizia già più o meno sulle basi la carota. Sento che esatto. Sta un po' facendo esattamente. Ok, allora noi vi facciamo vedere che adesso inseriamo la polenta nella vulcanica. La polenta l'ho fatta nella vulcanica 24, ho messo 1,5 litri di acqua, che praticamente nel sistema tradizionale bisognerebbe mettere diciamo la proporzione 1:4, quindi se io metto 250 grammi di farina va bene per 1 litro. Invece con il Magic Cooker noi possiamo fare 1/3, quindi vuol dire che abbiamo meno evaporazione e ci basta meno acqua. Adesso vi faccio vedere che noi inseriamo. Abbiamo messo già il sale. Sì. Si vede, Asu? Spegni. Non tanto. Non tanto. No, vuoi che accenda la luce un po'? No, perché poi non si vede niente. Ok, facciamo così. Così si vede un po' di più. Sì. Spegniamo. Va bene. Prendi la frustina. Sì. Aspetta, mi lascio solo quello là. Sì, posalo pure. Ok, sì, sì. Qui. Si vede, ragazzi. Sono un pasticcione oggi, perché... portate pazienza. Ha preso una frusta antiaderente. Sì, iniziamo a mandare giù e si mescola. Senza fare grumi. Sta venendo il mal di mare? Perché a me sì. Opla. Ok. Ok, non so se si vede o no. Così, ok. Al massimo che la ecco, adesso, no no, lasciala pure. La chiudiamo e la riaccendiamo. E noi andiamo a fare qualcos'altro. Nel frattempo che qui... si alza la calotta, noi ci posizioniamo per fare un risotto. Okay. Accendo sempre questo, sì. Vero? Faccio io assolutamente. Okay. Pure la fare il risotto. Ok, sì. Allora, anche qua aspettiamo che si alza la calotta. La calotta era alta e adesso abbiamo inserito comunque la farina. La polenta, aspetta che c'era una domanda. Sì. Ma non vedo. C'era qualcosa con acceso il fornello? Ma le polpette non le metti a cucinare, sono già accese, sì, sono già Antonietta accese. K, stai attenta amore perché ti perdi i passaggi. Non si okay. Vede penso per la polenta. La polenta non si vede, non parlava chiesto, delle polpette. No, una signora ha chiesto, ha acceso il fornello. Pazienza Angela, sì abbiamo acceso okay. Il fornello, abbiamo acceso un fornello un po' più piccolo, qui comunque comincia a alzarsi la calotta. Sì, è già bolle. E già sta sobbollendo, cosa si faccio io male. Allora? Abbasso tutto il gas. Perché non mi interessa che da lì, ok, lo abbasso e lo lascio più o meno 15-20 minuti. Ma visto che lo dico sempre, il Magic Cooker non è un cane che morde, possiamo andarlo a controllare. Le polpette noi possiamo anche non girarle. Poi dite, è buio che cosa? Dove c'era la polenta, vero Emanuela? Ma adesso te la spostiamo qua, dopo facciamo la spostiamo, così, facciamo metterla qua. La mettiamo su questo? No, perché poi ci serve per il riso, però un attimo sì. Ve la facciamo vedere così. Ecco. Per ora, che adesso comincia un po' a cuocere. Inizia vedete? Già a bollire. Visto? Adesso si vede? Sì. Vedete che c'è una parte ancora di liquido, ma si sta già
uniformando. Io non la giro mai la polenta, eh. Vai, chiudi. Vale. Ripetiamo in cottura. Ok. La lasciamo, dicevo, ancora 2 minuti e poi la abbassiamo. Qui lasciamo più o meno un quarto d'ora, però ci siamo dimenticate il timer. Vero che voi siete così carini e carine da tenerci informate quando sarà passato un quarto minuti. D'ora? Vi lasciamo questo incarico. Intanto noi mettiamo su il risotto. Come dicevamo prima, volevamo fare un risotto ai profumi d'autunno. Quindi andiamo con un filino d'olio, sempre olio d'oliva, poco. Però se preferite potete usare il burro. Non è perché abbiamo il Magic Cooker, dobbiamo cambiare il nostro modo di alimentarci se ci piace. Il nostro Magic Cooker ci deve ottimizzare i nostri tempi. Ci fa il video di dovrebbe... No, chi fa il video ci dovrebbe seguire. No, vi dovrebbe seguire. Ma vi stiamo seguendo, okay. Lucia Pavone. Vi stiamo seguendo, siamo in due, abbiamo il telefono lontano, sì, sì. Cuciniamo, nel frattempo se riusciamo leggiamo vi anche. Seguiamo. Al massimo se non riusciamo proprio a vedere la domanda rifatela, non è un problema. Per la polenta okay. La quantità di acqua necessaria. Ok, vi ho spiegato prima. Per un litro di acqua ci vanno 250 grammi di farina, ok? Vai. Già salata. Qui abbiamo messo l'olio. Già acqua già salata, sì. Sì, qui abbiamo messo l'olio, mettiamo il porro. Che è un prodotto di stagione, quindi evitiamo la cipolla. E mettiamo anche lo speck. E mettiamo anche dello speck per dare quel profumo, quel sapore un po' di, insomma, montano, diciamo, esatto. Perché è un prodotto che si usa in pastellina. Ok, partiamo a fiamma alta anche qua. Sì. Sì. E facciamo fare un leggero soffritto. Ma potete anche non farlo. Potete anche mettere tutto potete insieme. Mettere tutto insieme. A me piace un po' soffritto, adasso anche, okay. Noi siamo un po' viziate, quindi ci piacciono le robe sì. Un po', poi se sono belle paccioccose ci ancora piacciono di ancora di più, però visto che è un riso un po' particolare questo, che voi può piacere o meno, ok, abbasso la polenta, perché sì. Sta bollendo, la abbasso proprio al minimo. Questa andrà cotta 20 minuti, 20-25, visto che c'è poca quantità, una ventina di minuti bastano, quindi 15 era questo, quella lì la lasciamo 20, poi però la polenta, visto che la stiamo facendo cucinare nella vulcanica, è una pentola particolare che ha un fondo di 6 mm ma si assottiglia a 4 mm ai bordi per dare modo di fare una cottura uniforme ma che poi raccoglie il calore, questo prodotto diciamo che ha queste pietre vulcaniche come rivestimento esterno e questo alluminio. Forse la signora intende... Che no, intendeva che chi ci fa il video, ma noi siamo... Abbiamo messo noi siamo autodidatte, signora. Signora Marinella Viscomi. Forse la signora intende chi a fa il video deve venirmi esatto. Dietro. Ma ero io che spostavo, siamo autodidatte. Siamo solo noi, e lui è fermo su un piedistallo. E non è pubblicizzate abbastanza le vulcaniche. Ecco. Almeno tu farlo, anche se sono migliori in assoluto. È vero, Ella. Perché dicevo prima, la vulcanica è un prodotto veramente unico, come tutte le nostre pentole, sono pentole particolari. Diciamo che hanno questa prerogativa di raccogliere il calore mentre sono sul gas, ma rilasciarlo in maniera costante dopo per lungo tempo. Quindi tipo la polenta, se noi nel forno tradizionale, cioè scusatemi, nel gas tradizionale la cuociamo, non aprire. Ok, non aprire perché aspettiamo, ecco, se aspettiamo l'alzata della calata, poi spegniamo, okay, poi dispegniamo la polenta, esatto. Spegniamo, perché okay. Così se noi lasciamo passare 30 secondi, i vapori dell'odore del cibo rimane dentro, ok? Allora, dicevo prima, la vulcanica è una pentola che rilascia pian piano il calore, quindi dà modo, oltre allo Smart Dynamic che va in autocottura già come vi dicevo prima, di avere un'autocottura ancora più lunga e performante, proprio perché è una pentola eccezionale. Poi ripeto, le nostre pentole sono belle tutte, la Perfetta è un'altra pentola diciamo più commerciale, se nella vulcanica no, il nostro presidente ne fa 8 pezzi in un'ora, capite bene che della Perfetta ne può fare anche, non lo so, 100 pezzi, 150, quindi come prezzo è più commerciale. La vulcanica, come dice la mia Ella, è eccezionale e unica e tra l'altro è ancora in offerta da ben dicembre, quindi approfittatene. Adesso ciao Iris, allora qua apriamo perché sono passati 30 secondi e i vapori più grandi se ne sono andati. Esatto. Facciamo una mescolata.
facciamo vedere. Anche. Perché, ok, sì. Bene, aggiungiamo qui dei profumi d'autunno, come dicevamo. Purtroppo non ho trovato i funghi, se no ci stavano bene anche quelli. Però, te li passo io prima che ti sbrusi. Ok. Mm? Qua c'è allora, della zucca e rosmarino. Sì, sì, mettila tutto. Castagne. Queste sono, potete farle bollire e metterle al naturale oppure comprarle già, ci sono già sbollentate. Qua sono dei mirtilli un po' particolari, li ho comprati ieri sera dalla mia amica Eugenia, anche la zucca. Sì, ne mettiamo solo qualcuno perché il mirtillo è un antiossidante favoloso, aiuta tantissimo anche per, diciamo, per proteggere anche le vene e tutto. Però noi facciamo un risotto e non vorremmo che sembrasse il risotto dell'ubriacone, allora ne mettiamo qualcuno. Facciamolo più sano. Ok, poi ci mettiamo un bicchiere di riso. Vi ricordate come funzionano le dosi del riso e della pasta? Un bicchiere, due di liquido. Due di liquido. Per ogni bicchiere, diciamo, o contenitore, voi potete usare quello che volete, per ogni contenitore di riso ce ne vanno due di liquido. Grazie Anna Maria Russo. Ok, allora noi andiamo a fare, a mettere, potremmo sfumare, potevamo tostare il riso. Mettiamo vino bianco. Mezzo bicchiere. Vino bianco. E poi aggiungiamo quello che manca, perché mezzo bicchiere era di vino bianco. Ci manca ancora del liquido, okay. Dovevamo arrivare a due, giusto? Quindi facciamo ancora uno e mezzo. Uno e mezzo di brodo, già salato e tutto, giusto? Sì, è già salato, però un pochino possiamo anche metterglielo. Un friciolin. Okay. Ok. Abbiamo messo anche lui. Metto questo? Ho spento per sbaglio. Qua. Sono andata troppo decisa. Se non posso bollire, perché con questi gas un po' non riesci tanto a regolarli. Non è come quello classico non è come di quello casa. Di casa. No. Ok. Allora, io ho girato tutto. Sì, gli facciamo vedere a... Mettiamo ancora due castagne. Ah, sì. Castagne un po' strana, sto... Se volete potete metterci anche le mele renette e i funghi, come dicevo prima. È un riso un po' particolare. Allora, la zucca è arancione e quindi ricorda un po' ancora l'estate e fa mantenere ancora la nostra ormai dimenticata abbronzatura. Qua accendiamo e lasciamo salire la calotta anche qua. Quindi lasciamo fuoco alto finché non si alza la calotta. Proteggiamo. Oltretutto la zucca è un ottimo alimento ricchissimo di fibra che fa bene per l'intestino. Quindi è un riso che se piace insomma, aiuta tutto il corpo. Dal lavorare meglio l'intestino, all'essere un antiossidante, ad avere dei prodotti comunque locali, di zona, perché comunque le mele ci sono un po' dappertutto, i mirtilli più o meno, non dico in città, magari a Milano no, però... appena all'intorno ci sono, poi comunque sono commerciali e si trovano, ok? Adesso direi che controlliamo le polpette, sì. Mi sposto un pochino qua così vedete. Spostiamo un po' in là. Le polpette, che le, prima di aprire, sì. Spegniamo. Spengo. Sì, aspettiamo un attimino. Aspettiamo, non vorrei farvi venire il mal di mare. Ma finché rimane lineare, secondo me non mi viene, poi non so. Ok, allora aspettiamo un attimino e poi andiamo ad aprire per vedere com'è. Potrebbe perché è giusto, voi siete in diretta per guardare delle ricette e volete vedere cosa c'è dentro la pentola. Ecco. Ok, vai, anche se non sono passati 30 secondi, tanto ci dobbiamo vivere noi qua. Ok. Ok, vedete? Ecco sì, senza ma si vede neanche mosse. Ok, sai cosa faccio ombra io col telefono? Si no, vede vabbè, così? Si vede. Okay. Sì, perfetto. Si vede. Giro? Ma volete che le giriamo? Io non le girerei neanche, le richiuderei. Non si vede tanto, non si vedono di nuovo i commenti, non so. No, si vedono, non sta, ma perché arrivano dopo, voi arrivate, okay. Noi quando chiediamo le cose voi arrivate sempre un pochino dopo. Grazie Anna Faranna, grazie mille. Ok, riaccendiamo, okay, poi chiediamo se vogliamo. Veronica, dobbiamo girarle ste polpette o le lasciamo così? Ha messo solo wow. Wow. Quindi mettiamo proprio il minimo. Sì, ma perché non riesco a mettere al minimo. Questo è un buon problema. Baione. Mm. Okay. Anche perché ce l'ho fatta. 5 forse. Minuti ci siamo quasi. Allora, adesso vi sposterei tutto in là. Anzi, no. Sì. Sì, tanto che ci vuole ancora 10 minuti. Ci vuole ancora 10 minuti. Qua ce ne vanno ancora 5, ma dopo i 5 spegniamo e lasciamo chiuso in autocottura, così poi per mangiare la polenta saranno
Reginale, il tuo risottino. Grazie. Vi sposto di nuovo, vi faccio fare l'avanti and drink. Portate pazienza. Ok, la vedete lassù? Occupa tutto lo schermo. Dai, fai no. Tu, gli fai vedere che facciamo questo fritto. Allora, facciamo questa... No, metto dentro? Facciamo sì, tutto a freddo? Sì, facciamo tutto a freddo. Ok, non mettiamo a scaldare nulla. Mettiamo... Capite cosa abbiamo fatto? Perché l'abbiamo pensata apposta per voi questa sì. Allora abbiamo fatto le bistecche di zucca, quindi abbiamo tagliato Cinzia dei rettangolari di zucca. Sono stata precisissima. È stata bravissima, tutto fatto a mano. Ha tagliato anche dei cavolfiori, che sono loro. Tanto mettiamo tutto insieme. Allora, il cavallo di battaglia, tra virgolette, della Magic Cooker è proprio la frittura. La frittura è una frittura più salutare perché non forma l'acrilamide, l'acroleina, che è cancerogena. Perché noi possiamo partire da una frittura a freddo, che solitamente non si fa in nessun posto, nel senso che se noi facciamo tradizionalmente una frittura normale, mettiamo dentro le cose fredde, sì. Viene una papocchiata, una schifezza senza senso. Esatto. Con il Magic Cooker invece, cucinando sempre al di sotto dei 97 gradi, mantenendo l'olio salutare perché non raggiunge il punto fumo e non si spezza, quindi non incamera questi grassi polinsaturi, ma rimane in saturazione come deve essere, rimane una frittura. Poi la vedremo, dai, non raccontiamo di niente, metti no, giusto freddo perché sennò poi già lo pubblicizziamo più, e va bene così. E inoltre mettiamo anche la carne. Mettiamo le bistecche di stacchino, pollo, sì. Pollo, pollo. Quindi abbiamo fatto tutto uno sopra l'altro, così. Teniamoci sopra la mano, ecco qua. Quindi siamo partiti da sotto fino a qui. E mettiamo l'olio a freddo. Qui c'è un barile di olio. Però non uso l'olio di semi vari, ma per personale mia scelta uso il girasole, il mais o l'arachidi, perché per me sono i migliori. Poi prima usavo proprio l'olio d'oliva, cercavo quello che non puzzava tanto, che non aveva tanto il gusto, perché sennò i miei non mangiavano volentieri. Esatto. Ora lo facciamo con questo qui, tranquillamente, perché rimane sotto il punto fumo. Abbiamo messo l'olio fino a coprire tutto. Sì, forse ne abbiamo anche un po' troppo. Forse sì. Non è. No, ma non vuoi via un po', va? Vuoi togliere un sì, po'? Sì, perché ce n'è troppo, secondo perché me. Loro due ballano. Sì, sì, infatti. Non vorrei poi che sbordasse fuori. Aspetta che lo puliamo un po' sotto sì, la pentola. Lo faccio io. Ma perché poi se c'è troppo olio, questa è un'altra cosa da imparare, quando c'è la cottura, aumenta di volume la bistecca perché sale, o comunque il prodotto che mettiamo dentro, e tende a uscire dai fori e finisce di fare la cottura Magic Cooker perché ok vai accendiamo perché toccando i fori li chiude e non crea più la cottura Magic Cooker. Allora teniamo tutto alto, la fiamma del fritto va sempre alta, sempre alta, non va mai abbassata, mai. Questa è una cosa assolutamente importantissima per la frittura. Se volete un fritto salutare, croccante, va fatto ad immersione, perché come dicevo prima, la frittura ad immersione in camera meno olio, ma va fatto sempre a fiamma alta. Dillo più forte che non ha sentito. Altissima, mi raccomando. Perché sennò si smonta poi e okay, non viene più adesso, bene. Il riso bolle. Sì. Cosa facciamo? Abbassiamo già un pochino e poco, sì, mettiamo in autocottura. È un'altra cosa che facciamo, il riso non lo giriamo mai. Ok. Come facciamo sempre. Allora, il riso questo qua cuoce in brevissimo tempo, una decina di minuti. Noi lo facciamo cuocere ancora. Aspetta che do una sbirciata, perché con lo Smart Dynamic io ogni tanto, anche se c'è la fiamma. Controllata, gliela diamo lo stesso, sì. Che profumo. Quando noi apriamo su gas, si sente anche il vino. Si sente tantissimo anche il rosmarino. Tutto si sente. Ma poi il vino, scelto il vino che... Cioè, usciamo prima. Ve lo dico oggi. Che oggi dopo ci facciamo sì. La goccia prima di salutarvi. È il minimo. Ok, allora abbiamo abbassato. Questo contiamo, direi 3 minuti, poi spegniamo, lo mandiamo in autocottura. Lei dovrebbe essere. Questo ci siamo già spegnendo. Lo spegniamo. Queste polpette le lasciamo in autocottura. Ok, adesso torno indietro quando se c'è qualche domanda che ci è sfuggita. Sì. Tanto qui controlliamo solo i 3 minuti. Ok, vediamo se c'è sfuggito qualcosa. Perché scusateci, ma noi siamo un po' autonome, autodidatte qua.
ma non c'è sfuggito nulla, no, eh. Penso che siano. Allora, sì. Cinzia Tassi, sempre grazie. Questo Salvo Lupo ha messo un HTTP Facebook che non so cos'è, di un gruppo. Dopo, ciao Iris amore! No, penso che non ci sia sfuggito nulla. No, non hanno fatto domande. Avete delle domande? Possiamo aiutarvi a rispondere alle domande? Fettura, quella della frittura, prima, guarda un po'. Antonietta. Ah sì, però. Fantastico, il nostro pentolino per la frittura. Quanta roba che ci sta. Sì, ci sta tantissima roba, tantissima. Sì. Tanto, tanto. Allora ci spostiamo più, ma magari poi aspettiamo per il riso. Un minuto. Un minuto, poi sì. Spegniamo e lasciamo anche quello in autocottura. Ok. Ok, invece per la polenta ci manca ancora 5 minuti. E poi la spegniamo e anche questa va in autocottura. Esatto. Quindi. Ok. Sì, lui inizia già a friggere. Sì. Sente già. Sapete cosa non abbiamo messo? Ci siamo dimenticati qui. Se volete potete mettere un po' di pepe, perché il pepe anche quello aiuta tanto. Adesso nelle stagioni fredde da un po'. Grazie Cinzia. Il pepe aiuta un po' a rinforzare le difese immunitarie, ma lo potete anche mettere quando è cotto il riso, eh. Adesso vi dico, proviamo a vedere un po' come sono venute queste cotture un po' particolari, perché non è neanche una cottura. Qui poi il riso lo andiamo poi a finire con della fontina. Oh, se uno va da Osta, almeno quella. La fontina. Ah. Le polpette le lasciamo così perché accompagnano la... La polenta? Concia. La concia. Che ci avrà tanta di quella fontina da sfondarsi. Esatto. E poi la frittura, la andiamo a controllare? Le facciamo mettere le dita dentro ad Assunta? Spegna, su. Stengo la frittura? Sì, prenditi un pezzo di scottex che ti facciamo infilare le dita nel fritto. Vi facciamo vedere questa cosa meravigliosa. Tanto ti seguo. Ti ho presa apposta oggi. Ah, perché... ecco perché mi ha fatto venire, per bruciarmi il abbiamo viso. Spento, perché il fritto va sempre spento prima dell'apertura, ok? Vi faccio vedere che l'assu si brucia. Dai. Vai assu. Wow. Sì, vabbè. Guarda. Sì, vabbè. Tanto lo mangiamo noi. Sì, tu dici, no? Dai, non abbiamo paura di pucciarci le sedite. Così poco, no, no. Anche okay. Quando fai le patatine. Il fritto è sì. Una cottura che non arriva al di sopra dei 97 esatto. Gradi, come dicevamo prima. Vuoi provare a fare la polenta? Mi dici come si fa? Certo, vi posto dopo tutte le ricette. Sia della polenta che del riso. Io il riso lo spengo, Sono passati 3 minuti. Poi lo lasciamo altri 3 in autocottura, okay. Noi ci spostiamo qua. Perdonateci, non abbiamo acceso le luci dietro perché sennò sembravamo delle sante con l'aureola. Ci manca solo e quella. Non siamo per nulla. Però si vede un po' poco, o vedete bene? Vorrei una cosa ancora. Ah sì, se pubblichiamo sì, le ricette, sì, pubblichiamo sì, dopo tutto. Ok, qui magari una decina di minuti ci vanno tutti di autocottura. Sì, perché la polenta ancora 4. Intanto la polenta ci siamo però, se vogliamo spegnerla. No, era 15, Era 15. Hai 35. Hai 35, aspettiamo ancora 2 minuti poi la spegniamo. Intanto io prendo la fontina che la metteremo però dopo, Nel riso. Sì, alla fine. Sì, anche nel riso. Anche qua un po'? Dopo. Adesso facciamo fare tranquillamente l'autocottura. Qua sarà già cotta questa frittura? No, perché sono 4 minuti ancora. Ah, tu quanti minuti? Ma io. Ma vedete che ognuno c'ha la sua tecnica. Scusa. Non è che siamo tutte uguali, Io non conto. Io quando ogni tanto ci sbircio, sento un po' il rumore, invece lei conta i. Io più o meno massima d'occhio, non 4, so 5 minuti. Sì. No, perché io gli avevo. Quando sono andata a fare la dimostrazione la prima volta, ne sono tanti anni ormai che è assunta in use. Certo. Sono tanti anni che è in Magic Cooker. Lei la prima volta che si è innamorata della frittura, perché avevamo un'altra amica in comune. Esatto. Ma quando gli ho detto, da quando parte il fuoco, sono 5 minuti, lei ha mantenuto la costanza. Esatto, non si vede bene, grazie Cinzia. Non metto più il non timer, mette il timer. Controlla. Lei ogni tanto, io invece sento più o meno quando perché è fritto. Perché lui frigge, quindi va bene, però sì, 5 comunque, minuti. Comunque fatela la zucca fritta, perché è meravigliosa. Noi l'abbiamo provata perché stavamo facendo un po' le prove del caso, volevamo provare un po' delle cose diverse. Voglio fritti le polpette. Quando vuoi, Nives. No, fatti invitare che ti fa anche la polenta concia oltre alle polpette. Già problema. Ok, qui a che punto siamo quindi? È lì, no, ancora mancano. Qua invece possiamo spegnere la polenta. Lei sì, si può spegnere.
Allora, vi faccio di nuovo notare. Adesso? 20 così, minuti. 20 minuti. Sì. Okay. La polenta non la dovete mai girare, non serve. Con le vulcanica non rimarrà neanche incrostata sotto, perché comunque si cuoce da una cottura uniforme. Tranne nella terracotta, cosa, la polenta? Non so, non ho capito, aspetta che guardiamo, perché sta rispondendo qualcuno questa ragazza. Ah, lo so. Aspetta, controlliamo. Adesso lei, Caterina. Non so, ce lo siamo persi. Sopra Chiara. Quindi più su. Quella lì. Allora, Caterina Mancuso. Sì, signora, tranne nella terracotta. Ok. Ma intende la polenta? Vedi, si va orecchio. Vedete? Adesso io spegnerei spengo. Già perché è cotto. Spengo. Vedi, sono passati giusti giusti. Perfetto. Perfetto. Senti, adesso vi faccio vedere la stessa. Tira sul coperchio. Ok. Voilà. Ecco qua. Vedi però? Cioè, anche se ha orecchio oppure a tempo, guarda. Adesso tira fuori che gli fai vedere la frittura. Guarda, vedi? No, ma io non fatelo mai questa cosa che fa lei, io la cianci con le dita, no, mi ciancico. No, vabbè, io faccio si così. Fa con queste pale antiaderenti. E si tira fuori tutto. È per far vedere quanto. Una volta. Cosa no, ma una volta fuori? No, perché stai lì un anno, povera. Sì. Ok. Però guarda i cavolfiori, guarda la zucca. Questa è la carne. Cioè. Fagliela vedere là. Ecco qua. In 6 minuti. Polenta concia, mi offro di assaggiare. Vieni Katia, vieni, ti aspettiamo. Tanto ci va ancora 20 minuti. Quanto ci metti ad arrivare? Sì, cosa vuoi che ti sia? Ti faccio vedere queste... Quella è la zucca. Questa è la zucca. No, guardate che roba. Cioè, è favolosa. Sì. Ma poi è proprio buona. A parte la dolcezza, che io ho il diabete, non è che mi faccia tanto bene. Però prima me ne sono sfondata un pezzo perché mi piace da morire. Ma così con la panatura, se volete, potete metterci anche dei gusti dentro quando fate con l'uovo. La signora chiedeva se era la quadrata, sì, la può usare anche lì. Sì, la quadrata, quella in Black Diamond, sì. La quadrotta non consiglio tanto perché la quadrotta è un po' più delicata. Sì. Fa delle cotture più lente ma umide. Invece la polenta rimane comunque più asciutta, quella che facciamo noi qua. Se invece fa quella vianda, quella polenta molto morbida, va bene. Ma la terracotta è delicata, bisogna trattarla, bisogna comunque fargli il bagno di 12 ore, bisogna trattarla con l'aglio e bisogna averne cura. Tutte le volte che si ritira e si ritira fuori, bisogna comunque inumidirla di nuovo, lasciarla di nuovo a bagno. Quindi è vero che le cotture che fa sono meravigliose perché lasciano dei gusti, ma io la consiglio per ceci, pasta ai fagioli, polpette. Per queste cotture polpette, cotture Pezzatino. Più umide, ok? Esatto. Invece per parti, Katia, ti aspettiamo, te ne teniamo da parte un po'. Sì, dai, ti teniamo di tutto un po'. Quindi sono molto delicate, bisogna avere un'attenzione particolare. Invece la quadrata, quella in Black Diamond oppure quella che c'è stata antecedente, anche quella è molto buona. Sì. Non è paragonabile comunque alla vulcanica, cioè ve lo dico sinceramente. Allora io intanto tolgo questo che vi sposto la polenta qua davanti. Togli tu? Faccio, sì, faccio io. Ok, allora io metto la polenta qua, così ci portiamo un po' avanti con le... Hai tu? L'avevo lì, sono lì dietro. Ecco qua. Ok, prendi tu, fai tutto te, è autodidatta ormai. Dai. Posso farlo, dai. Tanto è spenta e non mi costa nulla, cioè l'abbiamo già spenta e abbiamo deciso che tanto facciamo ancora 20, dovrebbe essere 25, però no, vabbè, vediamo. Okay. Ah. Prima spenta più di 35, quindi ci va ancora 20 minuti. Esatto. Ok, passate via questo. Il riso invece ci siamo. Il riso invece ci siamo. Il riso la posso. Allora, adesso bisogna prendo. Solo spostare l'oro. Sì, per farli vedere. Sì, le sposto. Li spostiamo tutte insieme, siamo Ercole. Ok, allora qui andiamo a mettere la fontina come vi abbiamo detto, mio marito l'ha tagliata, è stato bravissimo, l'ha tagliata tutta. Aspetta da lì, si vede storto, si vede storto, sì, è un po', sono storta anch'io. Allora mettiamo un po' di questa fontinella, non troppa, che non copra proprio i gusti, i gusti che fino, ci sono, sì. Mantechiamo, sì, e poi la chiudiamo ancora che si ammorbidisca e sì. Se non basta ne aggiungiamo, cosa dici? Ma secondo me è più che sufficiente. Sì? Sì. Devo già mettere... No, tanto non mettiamo niente. Katia, ti piace il mio risotto con i profumi d'autunno? Mamma, che profumo. Wow. Cosa facciamo? Okay, questo chiudiamo. Lo tiriamo via. Aspetta che lo tiriamo su. Sì, perché vai. Questo qui, se i bambini lo vedono, gli arriva un pezzettino in bocca. Oh, che schifo. Sono lì, esatto. Sì. Ma sono due pezzettini. Che schifo, mamma, che schifo.
Allora li tiriamo via, così rimane un rametto okay. unico e non abbiamo messo sbriciolato. Sì, perché poi tante volte non solo i bambini, anche i mariti sono i che si lamentano che non va bene. Ok, lasciamo ancora chiuso 2-3 minuti proprio per dare alla fontina modo di sciogliersi bene e poi ve lo impiattiamo. Possiamo per il piacere di Katia, no scusatemi di Chiara perché le chiacchiere qua ci fregano sempre. Per il piacere di Chiara ho preparato un piatto già decorato, così ce ne sbatterò su una palata e sarà perfetto e lei sarà felicissima. Sto avendo problemi di nena da ieri, mi sa che è un problema anche un nostro, sai, rovina d'odaro. Esatto. Abbiamo questa allerta meteo, meteo arancione che comunque... meraviglioso, vedi? Grazie. Che comunque le... diciamo che le linee sono un po', lasciano un po' desiderare, molto, molto. Sì. Difatti oggi volevamo mandarvi il video di invito, ma ci abbiamo messo praticamente 30 minuti a caricarlo. Per riuscire a caricarlo. Per avervi qua oggi. Allora, polpette sono pronte? Sì, okay. Sono le 5 meno 20. Adesso sì, ti do un piattino. Spostiamo, dimmi se lì. Si vede. Sì, no, sì, no. Sì, sì, vieni ancora qua, ok. Sì, perfetto. Mettiamo dopo lì. Sì, okay. Va bene. Adesso le mettiamo in un piatto. Sì. Che prendo qua. Ma in là non era quello laggiù? Ma no, ma poi facciamo tutta un'altra... Tutta un'altra cosa, va bene. Sì. Alzo che ti faccio curiosare? Alza, alza. Perché adesso la cottura è terminata. Sì. Quindi. Adesso è proprio andata. Vedete? Tiri su tu? Sì, 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 sì. Guarda. Belle sugose. Le mettiamo qua. Sì. Però in effetti aveva già ragione, potevamo metterle lì. Infatti. Ma io volevo tagliarne una solo per quello, per fargliela vedere. Allora facciamo okay. così e le altre le mettiamo là. Vedete che prendo il coltellino. Qua. Era già lì pulito, l'ho lasciato uno. Sì, qua. Allora. C'è anche la forchetta. Non c'è più. C'è la forchetta. Eccola. Volevo solo farvi vedere. Vuoi che gliela alzo con la forchetta? No, ma si vede. Penso che si e vede. Fuma anche. Perché comunque anche la perfetta è fantastica, sì, sì. Nel senso che ha, ce la fai tu? Così gliela facciamo vedere già da una parte e dall'altra. Eccola qua. E dall'altra fagli vedere che è bella cotta dentro. Dentro è super super cotta. Aspetta, ecco qua. Ok, travaso qua e travasiamo tutto qua. Perfetto. Mettiamo tutto lì. Bene. Aggiungiamo direttamente come fanno i muratori con la cassola. Esatto. Tanto non ti vedono o comunque. Perché la cassola a Milano è una cosa, qui è un'altra, eh? Ok, voilà. Facciamo vedere. Ok. Fagli proprio vedere sul piatto. Sì. Eccole qua. Praticamente è bello pieno, 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 pieno in 20-25 minuti più o meno. Sì, è un quarto d'ora di fiamma. Un quarto d'ora di cottura e 10 senza. Sì, diciamo che il soffritto non l'abbiamo fatto. No, da quando tutto da fare. Dobbiamo dare esatto. Tempo. Allora, vi faccio vedere un'altra cosa, che questa pendola l'ho solo sciacquata. Stiamo qua. Cioè, non c'è bisogno di grandi cose anche questa, nel senso che comunque è un'ottima pentola. Esatto. Tutta che brilla, se avete visto. Dimmi, Asu. Vuoi che la mettiamo qui, la polenta, visto che c'è più luce? Quella? Sì, forse sì. Scusa che sposto questa. Ok, prendiamo lei. Tanto... No, non ci siamo ancora, mancano ancora 5 minuti. Ti stavo dicendo, prendi così perché sennò quindi, esatto. Ok, guardiamo solo se hanno risposto, se hanno fatto delle domande. Allora, un commento che sì, vorrebbero già mangiare. Molto bene. Signora, però altre non so. Vediamo. Ciao Ionela, Costa. Ok, so cosa sì, lei risponde, Pier. Ecco, con il sugo si fa la scarpetta, ragione. Con il pane. Ma noi, Emanuela, sai cosa facciamo? La mangiamo con la polenta che la raccoglie tutta. La frittura mista non prende tutti gli odori? No. No, non prende nessun odore. Ecco, la frittura è per quello che dicevo che è un piatto... Devi tornare su, se no non li vediamo più. Tutto okay. su. La frittura è proprio un prodotto del Magic Cooker che si fa conoscere subito. Perché oltre a, oltre a cucinare a bassa temperatura, oltre a fare un fritto salutare, ha la prerogativa di non diffondere. Il sapore cucinato tutto assieme, soprattutto non rimane odore di fritto in casa. Quando noi cuciniamo la frittura, dicevo, abbiamo la prerogativa di abbattere dell'80% gli odori. Certo, se mentre noi facciamo la cottura alziamo il coperchio, il prezzo della vulcanica, Maria K,
Aspetta, vai tu, te, brava. Sì, Maria Cipollaro. Cipollaro poi può chiederlo alla sua consulente di fiducia. Se esatto. Non ha la sua consulente di fiducia, può scrivere sotto questo post, come ha fatto adesso, qualcuno le risponderà sicuramente, non si preoccupi, anche in diretta, dandole la sua referente. Allora, dicevamo, la frittura abbatte gli odori dell'80%, quindi se noi manteniamo il discorso del tenere il coperchio chiuso, non diffondiamo gli odori assolutamente in casa, ma questo lo si nota di più, brava Antonietta K, grazie, questo lo si nota di più nella frittura, ma in effetti lo si fa in tutte le cotture. Nel risotto, che adesso vi faremo vedere, funziona nello stesso modo, cioè i gusti non si mischiano, rimangono ben distinti e definiti, ma la cottura è salutare. Difatti la pasta o il riso non sono risottati, ma sono cotti col Magic Cooker. Per me, che ho il diabete, la pasta e il riso risottate sono un veleno, perché alzano l'indice glicemico, e invece con questo tipo di cottura non succede, perché a bassa temperatura lo zucchero si diffonde meno nella digestione, ok? Si divide. Allora, intanto rimpiattiamo il riso. Ok, togliamo tutti questi coperchi. Sì. Mettiamo anche questo di qua. Facciamo i castelli di... Facciamo i castelli. Vuoi... Anzi, quello? Qua? Sì, sì. Okay. Sì. Allora, la fontina si è sciolta benissimo. Benissimo. Sì. Ok. C'è un profumo che non ve lo dico neanche. Vuoi spostargli un po', che se no non vedono? Sì. Allora, aspettate, tutte lì ferme, 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 ferme. Ole. Guarda un po', si vede bene? Oh, Chiara? Sì, poco. Come però poco? Adesso, sì, ma adesso, perché c'è anche il vapore, credo. Ah, ok. Okay. Sì, però sei davanti. Quindi vedono. No, troppo, perché poi sennò non è cosa mangiamo, se glielo dai tutto loro. No, è vero, è vero. No. Adesso facciamo anche così. Ah. Ok. Oh, date un voto da 1 a 10. Dai, come dieci. Chiara, Chiara, dai un voto. Aspettiamo, il voto. Voilà, vi piace il nostro risottino? Ha i profumi d'autunno? Viene la polina in bocca, cioè, non so. No, adesso glielo faccio assaggiare la sua anche. Bene. C'è qua una forchetta pulita. Sì. Che non l'abbiamo usato. Mettiamo un piatto. Non l'abbiamo usato per niente. Bene. Ok. La polenta ci manca ancora un po', portate pazienza, è colpa mia perché mi sono dimenticata di accenderla prima. Veronica, non mi sgridare. Ma neanche 5 minuti. La 50 si può fare, se vuoi. Assaggiala su questa bontà divina. Va bene, ti tocca. Sì, mi dispiace per loro che non possono... Te tocca. Non possono assaggiare. No. Farò io questa cosa. Stai arrivando, Katia? Non è carino. Grazie, Antonia. Grazie, Emanuela. Giusi 100 addirittura. Com'è? Ottimo. La fontina ci sta o ci stava meglio l'Asiago? No, no, perché qua siamo in Val d'Aosta, avete capito? Ci sta, potevamo metterci. No, no, ci sta, è proprio buona. È buona? Sì. Anche le castagne anche sono le castagne. Buone. Sì. Bene. Buone. Le castagne la fucilata costano. Ragazzi, andate a prenderle nei boschetti. Che è meglio. Che costano care. È ottimo. Bene. Se volete provare, noi dopo vi lasciamo la ricetta. 10 lode, molto bene. Allora, quanto ci manca? Io direi che la possiamo condire, tanto noi, se ci manca quel fricciolino, lo facciamo cuocere dopo. Allora, quando metti, aspetta che ti tiro in qua, così facciamo. Ma no, guarda, facciamo anche allora, no, ma facciamo vedere che ci mettiamo dentro il burro e... Ah già, il burro e la frittina. Esatto, allora, dobbiamo lasciare ancora un attimino. Sì, perché la riaccendiamo. Esatto, quindi... Avanti. Vai. Opla. Wow. Adesso gliela facciamo solo vedere così. Sì. Allora, la giriamo solo leggermente. Non la possono assaggiare. La giriamo solo leggermente così. Così si vede che non è. Allora, vi facciamo vedere che non è attaccata. Vedete? Ma è ustionante, cioè nel senso che comunque la polenta è un prodotto che... La tiri su, gliela fai vedere là che... Opla, ecco qua. Guardate. Adesso noi, perché non è abbastanza ricca, no? Così. Giustamente, perché è una polenta. Ci buttiamo dentro un bel po' di burro. Esatto, giusto per poca sostanza. Ecco, giusto per dargli quel chic in più. Buttiamo giù un po' di fontina, così la. Esatto.
Tanto stasera la mangiamo, Asu, se si vuole fermare mi fa un grande piacere, lo sa, è un onore per me. Lo so. Mi è mancata tanto in questo periodo. Grazie Lucia Rubino, Rubino. Sì, Rubino. Mi fai venire fame, grazie. Grazie mia, ti penso sempre. Grazie Marinella. Cosa facciamo? Copriamo? Adesso sì, accendiamo, ma proprio 5 minuti da dire se si scioglie bene il formaggio e via. Non è che dobbiamo stare a pettinare le bambole. No. Gli mettiamo il coperchio e lo lasciamo 5 minuti. Quando è pronta, la impiattiamo. Fuoco medio. Giusto? Fuoco. Io l'avevo già sparato in alto. Ecco. Comunque, fuoco medio. Ha ragione Assu. Ok, vi assicuro che la polenta con il Magic Cooker. E voglia di farla sempre, perché di sua mamma basta la voglia. Sua mamma adesso quando arriva a casa chiedigliela di fartela con le polpette, perché ecco. La sua mamma adora la polenta, sì. Allora io vado solitamente a mangiarla da mia suocera la fa ancora col paiolo, sul puttagè fatto proprio quelli antichi, con il bastone di ginepra. Allora nulla può paragonare la polenta di mia suocera, nulla da dire. Ma se uno la deve fare in casa, ma perché ci piace tribulare, tanto buona fatta con il Magic Cooker, esatto. Non dobbiamo girarla, non perdiamo tempo, noi ci facciamo il letto anche, per dire, e questa si cucina da sola, cioè fa tutto da sola. Ma cosa vogliamo di più? Arriva dalla Spagna, ti aspettiamo! Bene. Diamo proprio solo un giro, intanto sì. Prendo questa che l'avevo preparata per lei. Perché nelle pentole vulcanica, in generale in tutte le pentole, a meno che non siano d'acciaio, bisognerebbe usare o il silicone sì. O il legno. Mio marito ha detto che viene a cena da te, ma Francesco può anche venire. Digli di venire. Allora, perché le pentole sono comunque delicate all'interno, hanno questo rivestimento fatto in piccoli pezzi di polvere, di pietra vulcanica, però in effetti se noi andiamo dentro, ci dentro due rigate, la pentola è rovinata, perché dopo un po' andrà all'esfoliazione. Le nostre pentole, se utilizzate come dice l'azienda e come vi dirà la vostra consulente, sono garantite a vita per l'esfoliazione. Quindi chiedete, alle vostre consulenti, la vulcanica di tutte le misure è a un prezzo molto piccolo. Ella lo ha detto prima, le vulcaniche sono da prendere adesso, perché veramente sono delle pentole eccezionali, a questo prezzo bisogna prenderle. Poi abbiamo delle altre offerte. Vediamo. Sarà pronto? Sì, da come sbofonchia sembra di sì. Ti lascio fare a te? Sì, faccio io. Cosa pure lì, Asso? No, okay. Teniamo okay. Qua. Io intanto volevo far vedere il baby, ma l'ho messo a lavare. Ah sì. Tu fagli vedere. Ho messo bolle alla grande. Giriamo per mescolare bene. Lo spinaccio. Sì. Adesso prepariamo un piattino, sempre per la Chiara, mi sembra che non la vedo scrivere, non ma so. Ma non si vede più. Magari non prende. La linea. Allora, ragazzi e ragazze, volete averlo questo qua? Questo qua è il nostro baby, quello con cui abbiamo fatto la frittura. Avete visto quanta frittura abbiamo fatto? Tutto quel bel piatto. Tutto questo popò di roba qua. Non è poco, giusto? Allora, l'altro giorno Filomena ci ha fatto 64 polpettine. La Maria Petrilli ci fa sempre un fritto spettacolare dentro questo baby. Potete usare anche una pentola un po' più alta, un bollilatte. Se lo volete... Ma anche la pasta è ottima. Anche la pasta è ottima. Io ci faccio fino a 3 etti di spaghetti al tonno. Anch'io. Con questo esatto. Coperchietto. Se lo volete, basta fare una di invitare. Lo facciamo noi il lavoro, nel senso che siamo noi qua a fare la diretta. Invitate 4 amiche, ci date il nominativo, nel senso che darete alla vostra consulente. Ah, eccola Chiara! Darete alla vostra consulente i 4 nominativi, per cui lei riuscirà a contattare le 4 signore per chiedergli cosa gli è piaciuto della diretta, perché comunque esatto. Noi siamo un'azienda che lavora sul benessere e la salute. Quindi la nostra azienda vuole sapere se noi facciamo delle cotture giuste o se possiamo ancora migliorarci. Quindi se volete avere questo, invitate 4 persone a cui verrà fatta
una semplicissima domanda telefonica, nel senso che com'è stata la diretta, cosa ti è piaciuto, niente di strano, di eccezionale, però voi avete in regalo questo. Se volete avere anche il pentolino, se una di queste quattro signore decide di acquistare, potete avere anche il pentolino. Si può mettere anche il salame. Guarda, Emanuela, io non lo so, non l'ho mai fatta col salame. Ho sentito, allora, le verdure si possono mettere, almeno noi mettiamo un gelato. Mia suocera, per esempio, se la fa non concia, quindi non con tutto questo popò di roba, ci mette due patate, perché ammorbidisce. Poi ho sentito di qualcuno che ci mette i fagioli. Allora, torniamo al discorso dei bimbi. Se una delle quattro signore acquista durante la diretta, durante l'intervista, potete avere anche il tegamino, cioè potete avere coperchio e pentolino. Ok? Se invece vi piace la, insomma, vi piace questo sistema di cottura e in questo momento pensate di non poterlo prendere, potete sempre aderire alla raccolta punti, che non è per nulla impegnativa, anzi chiedete alle vostre consulenti, perché è facilissima e vi fa realizzare subito dei regali, ok? Non ha scadenza, non sono bollini che si appiccicano. Chiedete alle consulenti. Adesso impiattiamo la polenta, così okay, vi lasciamo andare, ragazze e ragazzi. È tutta spostata, puoi metterti di qua, così ti sì, metto di qua? Sì, 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 sì. Ok. Mi pianto una cazzolata, come dicevo prima, una cassolada. Ok. Ci mettiamo due polpettine vicino. Sì. Rubiamo questo cucchiaio. Sì, che è già il suo. Fai un lavoro ben fatto, certosino, perché sennò la Chiara poi sennò ci sgrida. Qui ci sgrida. Ce ne stanno ancora due, un po' di sughetto. Ancora due? No, ma basta una, dai. Sì, una, un po' di sughetto. Dai. Un po' di sughetto. Ok. Tanto è sughetto. Ok, c'è. Ok. Allora, tutto la nostra qua. Polenta concia con contorno è fatta. È fatta. Il nostro risotto. Anche. E prendo il fritto. Anche. E qua. E noi cosa possiamo dire? Più che fritto. Più che salutarvi e ringraziarvi per aver trascorso questa un'oretta, abbiamo fatto un'oretta, siete state numerose, vi siete collegate, siete state carine a stare con noi. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e mi dimenticavo, non abbiamo detto l'offerta più bella, quella che dura solo fino a oggi, che c'è solo più per oggi. Allora, coperchio 27 che abbiamo usato per fare il riso, classic. Coperchio 35, sì, ma va bene, vabbè, anche usiamo lui. No, perché questo è 31. Ok. E qua, è qua. C'è. Okay. E qua è lui. Coperchio 35 e coperchio 27 a soli 99,90. Però la nostra azienda, con il nostro caro presidente, visto che è eccezionale, oltre ad avere questa super mega promozione, vi regala anche lei, ma non questa qui 28, ve la regala più grande, perché a noi la roba grande ci piace. Si fa per pochi e si fa per tanti. Esatto. Vogliamo fare una polpetta? Abbiamo una pentola grande, la possiamo fare. Vogliamo fare 10 polpette? Le possiamo fare. Quindi la pentola più grande ha più capacità e la roba grande ci piace sempre. Noi ora vi salutiamo, vi ringraziamo e alla prossima. Alla prossima. Dalla Valle d'Aosta con amore per voi. Un bacio a tutti.